L'ospedale che chiude, un pezzo di economia che rischia di andarsene definitivamente dalla piccola realtà triana. La colpa? Per molti della politica, per altri cittadini che l'hanno saputo o potuto imprimere un'agenda con la quale si opponesse a tutti i politici sia di centro che di destra che di sinistra. Bisognerebbe ricostruire un movimento di opinione che riuscisse a mettere da parte le bighe personali e di partito. Per questo abbiamo intervistato alcuni protagonisti della vicenda. Allora, siamo qui con il dottor Marini dell'ospedale di Atri. Allora, dottore, dopo il reparto neonatale rischiano di chiudere anche il reparto di cardiologia, dove lei lavora, e il reparto di pediatria. Cosa può dirci al riguardo? Io veramente nulla so sul rischio di chiusura di questi reparti, nulla ci è stato prospettato. Sicuramente, visto che siamo nell'ambito di una ristrutturazione di tutta la ASL, probabilmente questa ristrutturazione potrebbe toccare anche noi, ma io sinceramente ancora non so in che termini, quindi anche questo allarme forse potrebbe essere non giustificato. Quali sono gli elementi politici e non politici che hanno comunque determinato questa situazione? Sull'ospedale di Atri io in questo momento parlo forse più da consigliere comunale e da ex vice sindaco che non da medico, ma forse a volte è proprio bello incarnare entrambi i ruoli perché si capiscono tante cose in più, ma credo che sull'ospedale di Atri la politica locale abbia perso, abbia riportato una brutta sconfitta, perché vado sostenendo che fino a quando l'ospedale di Atri continuerà ad essere strumento di campagna elettorale, di candidature politiche regionali, l'ospedale continuerà a perdere e ad essere falcidiato. Al momento in cui invece la politica, gli atriani, la popolazione incomincerà ad investire sui professionisti veri, allora l'ospedale potrà essere rilanciato, perché poi il politico, una volta che è stato eletto, viene tirato per la giacchetta, come diciamo sempre, da tante parti, e quindi sicuramente è distratto da molte altre richieste. Invece il professionista, una volta che lo metti a lavorare nell'ospedale, lavora e porta dei risultati. Ma questa chiusura della maggior parte del presidio ospedaliero di Atri non sembra quasi una vendetta? Ma no, non credo che sia una vendetta, è sicuramente una guerra tra poveri, nel senso che oggi dobbiamo tagliare, benissimo, e ovviamente quando sei più debole, dove sei più debole, dove si fanno meno numeri, si taglia di più. Morfologicamente, strutturalmente la ASL di Teramo ha una strutturazione, se vogliamo, anche un po' anomala rispetto alla ASL di Pescara. Perché? Perché i grandi numeri si fanno sulla costa. Ora la ASL di Pescara ha il grande ospedale di riferimento sulla costa e quindi non ha problemi, anzi spesso è sovraccaricato, e quindi si serve dei presidi che stanno nell'interno. Spesso Pescara ricovera su Penne e su Popoli quando i propri reparti sono pieni. La ASL di Teramo è conformata nell'esatto contrario, quindi i presidi che sono sulla costa magari fanno numeri e ne fanno tanti, e io vi posso dire che i nostri dati, noi a novembre 2015 avevamo raggiunto quasi gli 8.000 ricoveri, quasi quanto Giulianova e Sant'Omero messi insieme, e siamo secondi solo a Teramo come attività, ma è normale che al momento in cui si vanno a fare dei tagli, l'ospedale che sta nell'interno e che quindi ha bisogno di fare dei numeri, e ovviamente cerca di chiudere i servizi che stanno sulla costa per accentrarli all'interno, non capendo però che si creano dei grandi disservizi per la popolazione, perché ovviamente l'Atriano, il Pinetese, il Silvarol difficilmente prende la strada di Teramo, ma ben venga quella di Pescara o di Chieti, come poi è successo anche per il discorso doloroso del punto nascita. Allora, siamo qui con il portavoce del comitato San Liberatore Non Si Tocca, Roberto Marchione. Allora Roberto, quanto è colpa della politica e quanto dei cittadini che non hanno colto al 100% la gravità della situazione? Ma io direi che è colpa interamente della politica, non si può dare la colpa ai cittadini. I cittadini al massimo non è che non hanno colto la situazione, al massimo sono stati, diciamo, ingannati dalla politica, hanno creduto troppo, sì, questo forse sì, ma la colpa è completamente della politica, sia della politica precedente che di quella attuale, perché comunque sia, se andiamo ad analizzare tutti i fatti che hanno portato a questa situazione dell'ospedale San Liberatore di Atri, è tutto un continuum dal precedente governo regionale a quello attuale. Quante sono le colpe dei politici locali e quelle dei politici comunque regionali? Ma le colpe io credo che siano equamente da spartire,
tra i politici locali e regionali, ma non solo, anche tra i politici nazionali, perché abbiamo da un lato i politici nazionali che emettono decreti sempre più stringenti per quanto riguarda le caratteristiche che devono avere i vari reparti per poter rimanere aperti, dall'altro abbiamo i politici regionali che attuano in maniera a volte troppo stringente, a volte troppo campanilistica per quanto riguarda le loro campanilistica, che non significa per forza che il reparto della città in cui vivono, perché per esempio vediamo il punto nascita di Ortona, Paolucci, l'assessore Paolucci di Ortona, ma l'ha chiuso lo stesso, ma è una questione di campanismo politico generale, diciamo, che non attuano in maniera troppo stringente a volte, in maniera, ripeto, che non va bene in questo modo. E dall'altra è chiaramente anche colpa dei politici locali che, a seconda del governo regionale che governa appunto in quel momento, parteggiano per una delle due parti. Vediamo l'esempio classico ad Atri, il sindaco Astolfi, che in precedenza diceva che ci dava degli allarmisti, quando già 5-6 anni fa, ma ancora prima, fin dal 2002, che noi lamentiamo queste problematiche dell'ospedale di Atri, che via via perdeva pezzi dopo che era stato uno dei migliori ospedali in Italia, uno dei più efficienti in Italia. E beh, prima ci dava degli allarmisti quando c'era il governo regionale di centrodestra, dicendoci che tutto andava bene, facendoci tra virgolette accontentare di piccoli macchinari, di alcuni macchinari che via via sono arrivati in ritardo di anni, tra l'altro, rispetto ai vari annunci. E quindi sappiamo benissimo come l'avanzare della tecnologia renda molto velocemente i macchinari tecnologici obsoleti, e quindi ormai non erano neanche più il top della gamma, diciamo. E ora invece lo stesso sindaco Astolfi, che si schiera contro l'attuale politica regionale, che è di centrosinistra, perché sta smantellando l'ospedale, ma sta semplicemente continuando a seguire la stessa linea che c'era prima col governo regionale di centrodestra, e anche coi precedenti governi, chiaramente sempre alternati di centrosinistra e centrodestra. Ricordo quindi in passato i vari Pace del Turco e ultimamente Gianni Chiodi, prima dell'attuale D'Alfonso. Voi avete lottato su tutti i fronti per questa causa, diciamo, oramai la situazione è drastica, possiamo definirla così. Voi cosa proponete per salvare l'ospedale? Per salvare l'ospedale non è una cosa semplice, forse la cosa migliore da fare sarebbe cercare di fare tutto il contrario di quello che sta facendo la politica attualmente. Se dovessimo cercare una soluzione, che non è semplice visto che ormai siamo in fase molto avanzata della problematica, bisognerebbe cercare di rendere Atri un polo specialistico, molto specialistico in alcune branche particolari, e questo sembra proprio il contrario di quello che ancora una volta sta accadendo, dando un'occhiata al piano sanitario regionale, perché comunque sia sì, rimangono alcune specialità, rimangono gli annunci, diciamo, della politica regionale che ci rassicurano, sì, lasciamo questo reparto, così lasciamo quest'altro reparto, ma direi che il minimo che deve fare la politica è lasciare i vari reparti fondamentali. Oltre a questo bisognerebbe poi appunto dare delle specializzazioni. È tutto il contrario di quello che sta accadendo, e non può accadere, non deve continuare ad accadere, perché altrimenti la politica non può pensare di smantellare così, semplicemente ridimensionandolo, uno di quelli che è stato, come dicevo prima, tra gli ospedali più qualitativi d'Italia solo pochissimi anni fa. Stessa domanda per il dottor Manini, lei cosa suggerirebbe ai politici locali? Ma io suggerirei a questa politica così disorientata, intanto, di smettere di usare l'ospedale per fare campagna elettorale per le elezioni regionali, di coinvolgere
i professionisti che lavorano all'ospedale. A tutt'oggi a noi ancora nessuno ci ha chiesto niente, si taglia, si riorganizza, si fa, si disfa, però ai dirigenti di questo ospedale nessuno ha fatto una domanda. Secondo voi come potremmo fare? Noi delle proposte ce le avremmo, ma nessuno ce le chiede. E onestamente attraverso questa politica distratta non abbiamo nemmeno il modo per poterle portare avanti. Allora forse i politici sarebbe il caso che riscendessero dal loro piedistallo, ritornassero un pochino a parlare con noi e non solo in campagna elettorale, ma anche quando è il momento di prendere le decisioni, interpellassero i dirigenti, perché fondamentalmente noi siamo dirigenti della pubblica amministrazione, quindi siamo coloro che possono portare la produttività di questa azienda a determinati livelli, però dobbiamo essere valorizzati. Allora è inutile continuare a investire sulla politica, ma è bene investire sui professionisti, come si faceva tanti anni fa. È bene valorizzare i professionisti che lavorano in questo ospedale, invece di continuare a fare le convenzioni esterne. È bene valorizzare e incentivare i professionisti di questo ospedale, che a tutt'oggi sono ancora tanti e credo che abbiano ancora l'entusiasmo di volerci provare.